Con Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, intervenuto alla conferenza stampa dell'edizione 2019 di CIS a settembre, e io le chiedo subito quanto sarà forte la sinergia tra la Regione Piemonte e la città di Bra per questa manifestazione Gattiero Casearia dallo spessore internazionale. Sarà sicuramente molto forte il rapporto con CIS e grazie alle deleghe sulla montagna la Regione Piemonte con il progetto Terre Alte vuole essere molto vicino a questi progetti. Sicuramente staremo molto attenti, l'attenzione è alta con i nuovi progetti europei, con i finanziamenti andranno in direzione proprio a tutela dei grandi territori dell'alta montagna per aiutare i giovani nel loro reinserimento in queste terre alte con grande difficoltà di accesso, di lavoro per produrre i loro formaggi con una grande attenzione della regione e sarà utile proprio per aiutare in questo senso. CIS è il promotore di questa bellissima iniziativa e noi cercheremo di essere i partner ideali. E il motto di questa edizione è naturale e possibile, quindi insomma uno slogan che credo che si commenti da solo, no? Beh, naturalmente, più natura della montagna non c'è niente, quindi sicuramente è un motto azzeccato. Abbiamo sentito prima gli interventi dove citavano appunto che più è naturale, più è genuino e più è diverso e quindi sicuramente è il motto più azzeccato. La nuova giunta regionale con alla guida Alberto Cirio è partita da pochi giorni, ma insomma siete già al lavoro proprio nel vero senso della parola, un grande lavoro state già svolgendo. Quale sarà il ruolo sul territorio, sulla montagna? Adesso ovviamente parliamo di questa sua delega da qui a prossimamente. Ecco. Guardi, sicuramente l'attenzione massima. Partiamo subito con una serie di incontri che saranno programmati nel mese di luglio con tutte le vallate, con i comuni più lontani, con i cittadini, i produttori e le comunità montane, proprio per essere vicini come regione al territorio. Non vogliamo più che la regione sia soltanto a Torino in Piazza Castello, ma la regione andrà nelle vallate vicino alla gente. Nei prossimi giorni, come dicevo appunto, un incontro, degli incontri con i cittadini per capire le loro esigenze e partire dalle loro necessità per fare poi un progetto di PSR europeo adatto e corretto per le loro necessità.